Proficuo test in famiglia per la Casertana, che oggi al Pinto ha battuto 13-0 alla Juniores. Il modo migliore per rinfrancare il morale in vista della trasferta di Domenica a Gaeta. Senza dell'avventura, Camorani, bimbo, Esposito e Caldore, mister Ferraro ha sperimentato nel primo tempo una formazione che potremmo rivedere contro i Pontini. Roncone tra i pali, linea difensiva composta da Nuzzo, Gargiulo, Ginobile e Pingue. A centrocampo Biondi e Burgos al centro con Di Matera e di Ruocco esterni. Maiella e Mortelliti in avanti. L'inedita coppia d'attacco ha risposto con 5 gol, tripletta di Maiella, ma bene hanno fatto anche i due esterni. Arresto ci ha pensato Cortese nella ripresa: 3 gol, poi un centro a testa per Bertolino, Pontillo e Trombetta. Insomma una squadra sostanzialmente in salute che è chiamata a infrangere il tabù esterno, riprendendo così la rincorsa verso zone più nobili della classifica. A Serapo si giocherà sul sintetico, facile perciò immaginare che il Mister voglia dare spazio a quei giocatori più tecnici e veloci e seppur in condizioni non ottimali Augusto Burgos farà il suo esordio in campionato. L'idolo argentino si è mosso bene, ha guidato il centrocampo rossoblu dando un primo saggio delle sue doti. Un uomo d'ordine che potrà rivelarsi molto utile. Con in bimbo out, almeno fino alla prossima settimana, potrebbe trovare spazio biondi in mezzo al campo qualora anche Caldore non dovesse farcela. Insomma, Ferraro ha le idee incondizionate dagli under, ma con l'arrivo dei nuovi acquisti il compito potrà essere notevolmente alleggerito.